Ti appassiona la discussione MES, non MES, MES sì, MES Beh, no? certo che mi appassiona, mi interessa anche moltissimo, però anticipo l'amico Friedman, io sono ignorante su questo argomento di economia, sono problemi di alta economia. È sorprendente che si chiamino i cittadini a pronunciarsi su temi così complessi, ma soprattutto è sorprendente che il governo non sappia cosa fare su un argomento così decisivo. Ci sono dei documenti scritti, dei trattati, delle proposte, si esaminano e si vedono se sono vantaggiosi o meno. Giusto, Io non so se ha giusto. ragione Friedman o se ha ragione l'amico Massimo, Massimo ma Lanzoni, sì. certamente Ciao Giordano, ciao hanno Giordano, saluto. convocato decine di commissioni, stati generali, ogni ben di Dio di esperti e ancora non si sono trovati d'accordo su questo tema. E questo è veramente assurdo, è un problema ovviamente politico, quindi di Beh, io sono posizione contento. ideologica e non economica. Inoltre, io posso dirti una cosa che mi... Un dubbio, abbiamo veramente bisogno di tutti quei soldi per la nostra sanità? A me sembra che la sanità italiana abbia funzionato, in linea di massima ha funzionato ovunque. Se ci sono stati degli errori, sono stati degli errori politici, non sanitari. Abbiamo forse bisogno di più ventilatori, di qualche ospedale, ma non di Andrea, tutti quei ma soldi no, per... scusate, no, però però scusate, arrivo. i costi, quei soldi sono per la sanità, costi, spese dirette e indirette, quindi Sì. anche per riattivare fabbriche chiuse che potrebbero essere destinate alla produzione di tutta una serie di cose che in questo periodo che noi abbiamo buttato via Insomma, negli dovevamo andarla a anni. comprare in Cina, per capirci. Esattamente, e quindi po noi potremmo assolutamente con quei soldi riconvertire fabbriche chiuse alla produzione di un asset, di una certa produzione che non abbiamo più.